thank you Bentornati in questo nuovo Twitch Crime in cui parleremo di una storia raccapricciante, quindi preparatevi. Ovviamente eh, vi ho risparmiato i dettagli che potete andare a ritrovare per cavoli vostri. Si parla di eh, atti di necrofilia, per cui chiaramente meglio non andare nei dettagli. Tuttavia, parliamo oggi di un omicidio recente di dieci anni fa. Uh, avvenuto in Inghilterra, che vede come protagonista una ragazzina di 17 anni chiamata Georgia Williams, tradita da uno dei suoi più grandi amici. Comunque, allora, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Foto, voilà! Siamo negli anni 2010, quindi ci saranno un po' di, di vibes. Tra l'altro, il protagonista cattivo, il killer di questa storia, ha esattamente la mia età perché nasce nel 91. Lui lì. Lei invece è più giovane, ha sei anni di meno e uh, è nata nel 97, quindi a quanto pare sì, certo. Succede in Inghilterra, a Wellington, siamo nello... Io l'avevo detto che non l'avrei mai pronunciato bene, quando lo scrivevo dicevo Bogassè, vuoi anche dire questa cosa? Ok, è il 26 maggio 2013 quando accade la tragedia che ovviamente ha del a un contesto, a un passato, ha una maturazione, no? Jamie Reynolds, il ragazzo del 91, ha 22 anni e quel giorno aveva invitato la sua vicina di casa, nonché amica, Georgia Williams. Qui li vedete insieme in una foto in cui si stanno divertendo in giro per la città. Lei, appunto, ha 17 anni. Praticamente lei poi dopo capirete tutta la storia che c'è dietro, ma gli aveva promesso di aiutarlo per un progetto di fotografia, un progetto fotografico artistico, diciamo. Giorgia è nata il 17 settembre del 95. Comunque, Giorgia aveva anche una sorella maggiore di nome Scarlett, e sono cresciute in questa famiglia molto tranquilla, molto solare. Uh, appunto composta dalle due sorelle e i genitori Lynette e Steve Williams. Giorgia è una ragazzina davvero molto energica. È una persona estroversa, dolce, amorevole, premurosa. Molto, molto legata alla famiglia e ai suoi amici. Quindi, è una persona iper Lei amava essere utile alle altre persone, aiutare gli altri. Si preoccupava davvero per, per gli altri ed era anche molto sensibile. Per cui capirete che nei confronti anche di quello che poi sarà il suo assassino, essendo lei una sua amica. Si preoccupava tante volte per lui e lo ascoltava volentieri, ci passava parecchio tempo a parlare. È straziante tutto questo. Sforza però non è sempre stata così. Lei in realtà era uscita da tre anni di inferno delle scuole medie, dove ha subito un bullismo femminile veramente pesante. Però... Cambiato tutto una volta che è arrivata al liceo e questa cosa la capisco benissimo perché mi è successa la stessa identica roba. Praticamente lei, da che era una considerata sfigata, bruttina, in carne e tutto il resto, nel passaggio tra le medie e le superiori ha fatto lo sprint, diciamo. Si è um, cominciato a prendersi cura di sé, ha cominciato anche a ampliare le sue amicizie al di fuori della scuola. E grazie a Dio è diventata una persona comunque che aveva grande fiducia verso uh, il prossimo, cosa che purtroppo si inficia molto durante il bullismo. Quindi riesce nuovamente a prendere fiducia nell'amicizia. E quindi lei diventa non solo iperpopolare, piena di amici, ma addirittura diventerà rappresentante di dell istituto della scuola superiore. Quindi la conoscevano tutti. E lei era anche molto ben voluta dalla comunità eh, tra gli adulti, diciamo. Era una ragazzina molto gentile, brillante, aveva ottimi voti a scuola. E poi era infissa come tifosa per la squadra di calcio AFC Telford United. Ora eh, non so se sicuramente ne sapete più di me, però anche in Inghilterra sono abbastanza infissa col calcio. Bene. Questa è la famiglia di Giorgia. Manca sua sorella Scarlett in questa foto, ma qui potete vedere i suoi genitori. Ed era veramente una bella famiglia. C'erano cioè super uniti, facevano un sacco di cose insieme. Giorgia era anche un'adolescente che non era ribellina nei confronti dei genitori, anzi, aveva con loro un rapporto davvero molto aperto, senza segreti. Diceva tutto quello che faceva, diceva dove andava, presentava i suoi amici, non aveva segreti con i suoi genitori e non era certo una che cercava di non so, di fare delle esperienze estreme o chissà che cioè era una ragazza molto tranquilla contenta di quello che aveva qui vedete suo padre che ehm, purtroppo è, è cambiato completamente, cioè prima era un paccioccone super simpatico, poi da quando è successa la tragedia è diventata una persona estremamente depressa, ma normale comunque lui è assurda questa cosa a livello proprio di coincidenza lui è un detective della omicidi. Lo era perché dopo la morte di sua figlia non è più riuscito a sopportare la vista di una scena del crimine o di un cadavere per cui si è, si è ritirato dall'attività. Però all'epoca era, tra l'altro, anche uno con un grado molto alto, cioè era un detective molto molto bravo e famoso in città. Si chiama Stephen, Stephen Williams e lui lo conosceva bene Jamie. L'amico di, di Giorgia, perché oltre ad essere il loro vicino di casa era anche un ragazzo che lavorava alla stazione di servizio lì del, del benzinaio locale, quindi praticamente ci passava un giorno, sì, e l'altro pure il padre dalla, dalla stazione di servizio perché. In America, non so se lo sapete, ma le stazioni di servizio sono praticamente dei mini market, quindi ci vai anche per, non so, prendere il giornale, le sigarette, eh, non so, prendere il latte che ti manca da casa, so, gli assorbenti. Poi sono quelle cose, eh, quei locali che sono aperti praticamente 24 ore su 24. Quindi se ti manca qualcosa in emergenza, vai alla stazione di servizio. E quindi niente, Stephen lo conosceva come un ragazzo super normale, cioè tranquillissimo, uno che salutava sempre. Ma veramente salutava sempre, cioè era il vicino di casa che dice passi da lì, oh ciao ciao, quindi faccia, faccia pulita, ragazzo tranquillo. Il problema però è che facendo parte della omicidi mh, non era informato anche sui piccoli crimini o reati minori di tutti i membri della comunità. Infatti, Steven non aveva controllato i precedenti del vicino di casa e amico di sua figlia, anche perché, dai, sarebbe anche un po' paranoide no? da parte di un genitore che fa il poliziotto e ha accesso no, ai fascicoli dei, dei vari abitanti della città, andare a controllare tutti i background di tutti gli amici e tutte le persone che frequentano tua figlia. Cioè, è normale che non lo fai. Però. Se lo avesse fatto, avrebbe scoperto che in realtà il vicino di casa aveva una storia di aggressioni alle ragazze risalenti addirittura quando era minorenne. Steven, che potete vederlo qui in un fantastico look anni 2000, un po' emo, un po' d'Artagnan, a 22 anni era ancora vergine e ci sta, ragazzi. Comunque. Eh, fin da ragazzo lui in realtà aveva manifestato un rapporto molto disfunzionale con l'altro sesso, ma solo nel momento in cui si prendeva la crush, cioè nel momento in cui si prendeva una cotta per una ragazza. Se non era attratto dalla ragazza, riusciva a relazionarcisi molto tranquillamente. Però cosa faceva lui fin da ragazzino? Si fissava con una ragazza sola e... Pensava sempre solo a lei, proprio fissato, ossessionato, sempre solo con quella. Che da ragazzino ci può anche stare, ma anche da adulto ci può anche stare che uno dice cazzo, ho perso la testa per quella, penso solo a quella. E non è che mi tengo un ventaglio di opportunità aperte. Il problema è che la sua fissazione non era normale. Era. Ehm... Vi faccio un esempio. Quando lui si fissava con una, per esempio, eh, prendeva delle immagini di modelle, di, di donne sui giornali così, eh, e col computer gli sostituiva il volto con la ragazza in questione. Oppure se aveva una foto con un'altra un donna, un'altra ragazza, cambiava la faccia e ci metteva quella della tizia. Cioè, un po' creepy. Questo è il creepy livello 1, no? Poi andiamo al creepy livello 2, ovvero lui si fissava, si faceva delle fantasie che avevano come. Eh, infatti, creepy Florida. Che avevano come soggetto la ragazza del suo, delle sue attenzioni in quel momento. E queste, queste storie, lui si faceva proprio i trip, no? Faceva le, le, le storie fantasy nella sua testa, che terminavano sempre con un rapporto sessuale sadico in cui lei eh, veniva uccisa da lui e lui faceva le cose col cadavere di lei. Poi queste fantasie hanno preso ancora più forma e ha cominciato a scrivere delle vere e proprie storie, cioè diciamo delle fanfiction con a protagonista appunto la ragazza in questione. E queste storie... Dolce d'Artagnan, veri? Quale età? Adolescenza in generale, stiamo parlando di quando lui era adolescente, quindi dai 15-16 anni, diciamo più o meno. E queste storie avevano una sceneggiatura, diciamo un copione che si ripeteva: ovvero, lui le invitava a casa, queste ragazze erano consenzienti fino a un certo punto quando lui poi eh, le legava e le strangolava fino a ucciderle e poi la parte migliore della storia era quello che faceva dopo, con i loro corpi. Quindi stiamo parlando di un giovane assolutamente parafilico, pa parafiliaco, per quanto riguarda la necrofilia. Lui era un giovane necrofilo, punto, N non ci si scappa, c'era quel fetish lì. Cioè, pensate, fin da ragazzino, con i, 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 appena gli spuntano i peli pubblici sul pube, lui immediatamente pensa: voglio fare con coi cadaveri. No, con le ragazze, coi cadaveri delle ragazze. Bene, questo è il suo modo di innamorarsi, cioè fissarsi su una tipa e scrivere storie necro su di lei, su come ucciderla e fare cose col suo corpo. Comunque, come avrete capito, Steven era un ragazzo. Um, Steven, no, quello è il nome del padre, cosa ho scritto? Ma che tonna! Jamie Jamie era un ragazzo che si chiudeva nella sua fantasia. Ma non è che, come no, può capitare ai ragazzini, sognava di avventure, sognava, non so, di essere un principe che conquistava la, la donna più bella del mondo, cazzo ne so, draghi. No, lui sognava scene di sesso violento e necrofilia. Quindi, top. Ed erano anni che. Lui desiderava mettere in pratica quelle fantasie, ma chiaramente non era mai passato ai fatti, anche se prima di arrivare a Giorgia ci aveva provato. Giorgia per lui era la vittima perfetta, perché c'è un'altra cosa che aveva come fetish, i capelli rossi. Lui amava solo e soltanto le donne con i capelli rossi, era infissa con le donne rosse, con le, le redhead. Per cui, esatto, snuff fino al midollo e tra l'altro aveva tutta una collezione lui di snuff movie che guardava e riguardava fino a consumarsi l'uccello. Ma vediamo un po' la sua storia dall'inizio, non sappiamo moltissimo della sua infanzia, i suoi genitori si sono chiusi nel silenzio totale, nella vergogna, quindi mh, non ci hanno raccontato più di tanto quel poco che sappiamo, ora ve lo dico. Allora, lui è nato nel 91. Non trovo la data di nascita. L'ho cercata in lungo e in largo. Trovo quella del cantante con il suo stesso nome, ma non trovo la sua. Sembra sì, un 91. Ha una sorella maggiore e è cresciuto con la sua famiglia a Telford. I primi anni di vita di Jamie sono stati effettivamente traumatici, perché sua madre era vittima di abusi da parte del padre che la picchiava e la umiliava di continuo. E qua potete capire forse un po' perché anche il sadismo, no? E ogni tanto anche Jamie veniva picchiato, ma per lo più lui assisteva alle violenze su sua madre. Ora, vero che lui soffriva durante questi atti, perché non è che godesse nel vedere la madre picchiata dal padre, però è sempre un modello, no? Per un bambino così piccolo, stiamo parlando di un bambino di 5-6 anni, Vedere la madre sistematicamente picchiata dal padre che comunque resta lì, piange, sta male, ma il giorno dopo gli fa la colazione, gli prepara. Il bambino interiorizza e normalizza la cosa. Poi ogni bambino reagisce in maniera diversa, ovviamente. In questo caso Jamie ha trasformato quel trauma in un fetish. La donna deve essere sottomessa. Picchiata, fatta soffrire. Questa cosa a lui gli dava gusto quando cresce. Comunque, fortunatamente a una certa la madre di Jamie riesce a prendere coraggio e lascia il marito, ma comunque sono passati anni in cui questo bambino ha assistito a queste scene violente. E si è trasferita con Jamie e la sorella più grande a Wellington. Qui si sposerà con un altro uomo che invece si rivela un uomo per bene, molto gentile, amorevole. Sembrano una famigliola serena dall'esterno, una famigliola anche ben inserita nel quartiere, nella, nella comunità, per cui nessuno ha dubbi rispetto a questa famiglia. Vivono, tra l'altro, in una casa carina, cioè eh, non, non so ora quanto fossero benestanti, ma sicuramente non erano poveri. Stanno in una zona comunque signorile. La città è una cittadina piccolina, si conoscono tutti, soprattutto i giovanissimi, ed è qui. E Jamie inizia le scuole e sembra integrarsi piuttosto bene senza troppe difficoltà con i coetanei. Jamie e Giorgia si conosceranno sul lavoro perché entrambi. Eh, appunto lavoreranno alla stazione di servizio locale come commessi inoltre si erano anche conosciuti perché erano vicini di casa quindi ovviamente però sul lavoro entrano più in confidenza inoltre Jamie era un compagno di classe della sorella di Scarlett la sorella uh, scusatemi la sorella di Giorgia che si chiama Scarlett che era la sorella maggiore quindi in tutto questo rendetevi conto che la famiglia aveva come dire, la famiglia di Giorgia era in confidenza con Jamie, cioè lo conosceva, lo incontrava spesso, la sorella ce l'aveva in classe, il padre lo vedeva quasi tutti i giorni alla stazione di servizio, la madre comunque era vicino di casa, quindi stiamo parlando di una persona che fa parte del loro contesto quotidiano e non aveva mai adottato dei comportamenti che potessero preoccupare appunto i genitori di Giorgia, ecco, vedete qua. Eh, adesso a parte i capelli di merda, no? Però quanti ragazzi avete conosciuto o conoscete che hanno questo faccino? Cioè, a me sembra proprio il ragazzo medio. Eh, non avete idea di boh, quanti, quanti amici ho che hanno questa faccina, questo mood eh, con cui io sono uscita tantissime volte. Non, non ho mai avuto nessun dubbio, magari un po' timidini, magari un po' così. Però è eh, dolcino, sensibile di quelli che rimangono la sera dopo la festa a parlare con te dei loro sentimenti, delle loro difficoltà, insicurezze ecco lui era uno così, lui era davvero uno così ora una volta diventato adolescente Jamie come vi dicevo ha cominciato a sviluppare un'ossessione per la pornografia sadico-sessuale brutale proprio la brutal no? In particolare, lui sviluppa una vera e propria mania per gli snuff movie con vittime donne uccise. Ovvero, sono quei film, quei filmati, quei video, dove solitamente si simula, ma in realtà molti sono veri, in cui eh, una donna viene torturata, viene ferita, viene mutilata e a volte anche uccisa. In un contesto pornografico. Quindi il fatto che ci siano su internet, anche sul clear web, quelli diciamo finti, non è un problema e non è nemmeno illegale guardarseli. Certo, alcuni, vedendo queste immagini, alcuni come Jamie, possono anche arrivare a pensare, cavolo, lo voglio fare anch'io, no? Quando verrà sequestrata la sua casa, troveranno. 16.800 immagini uh, snaff, cioè nel senso foto di donne mutilate, cadavere eccetera e un centinaio di snaff movie, quindi di film o video in cui la donna veniva effettivamente uccisa e poi l'uomo faceva cose con il corpo della donna senza vita perché era questo il suo vero fetish, non era tanto la tortura la donna anche se moriva velocemente non era un problema, ma a lui gli piaceva la parte dopo, quello che veniva dopo. Ovviamente Jamie teneva segretissime queste sue ossessioni, anche i suoi amici più intimi non le aveva mai confessate, ma chiaramente viveva tantissime ore al giorno nel suo mondo fantastico sessualmente contorto. Jamie, tra l'altro, aveva de ha detto, lo psichiatra che lo ha visitato, che aveva le palline pienissime, cioè lui aveva una libido veramente fuori dal normale, cioè aveva tan tanto bisogno di svuotare palline continuamente e non avendo neanche una donna con cui sfogare, una ragazza con cui sfogare questa sua libido, era ancora più frustrato. Poi vedrete che lui agognava ragazze bellissime, poi con, uh, con i capelli rossi che doveva essere una, una prerogativa, erano, cioè insomma, si fissava con quelle voleva sempre solo quella. E non era interessato a nessun'altra, quindi non era uno che dici, vabbè, fa le sue prime esperienze, no, non le faceva le esperienze semplicemente perché se non era la donna che voleva lui, proprio quella lì con cui si fissava, allora niente, no? Insomma. Tuttavia, lui aveva tantissime amiche femmine. In tutto questo, lui preferiva la compagnia delle ragazze in amicizia che dei eh, ragazzi. No, no, anche non naturale. Infatti, vedrete che Giorgia era, era... Lei era mora, in realtà si faceva rossa. Non mandatelo mai in Irlanda. No, no tanto ormai adesso dietro le sbarre per sempre. Lui infatti preferiva la compagnia femminile e infatti Giorgia era una di queste amiche, lui c'era proprio il gruppetto delle amiche. Cioè avete presente l'amico, quello un po' timido, quello più sensibile, che nel gruppo di maschi magari verrebbe bullizzato, eh, magari non si trova a parlare di macchine motori, tetto. Porno, roba del genere, e quindi si avvicina di più a, alle compagnie femminili che sono più emotivamente sensibili come lui, e quindi lui sta bene lì con loro e le ragazze lo adorano. Questo era Jamie, ragazzi. Questo era Jamie, cioè lui voleva scoparti il cadavere, però era un ragazzo super sensibile. Lui era uno timidino, un po' disadattato, che ispirava tenerezza nelle ragazze, e infatti, a parte che Giorgia lo conosceva da molti anni, ormai l'avete capito, erano vicini di casa, ma lei lo riteneva un ragazzo veramente mega tranquillo, anzi, uno da sostenere, da aiutare. Perché era come una mosca bianca nel mondo maschile dove sono tutti grezzi, no? Nella sua testa, tutti sgresoni là, poi soprattutto a quell'età, eh, che erano tutti eh, la figa! I leggings, no, capito. Cioè, eh, e lei apprezzava moltissimo il fatto che invece lui fosse così carino, così fragile. E infatti lo vedeva anche un po' come un ragazzo vulnerabile da proteggere. Pensate che era lei che accompagnava lui a casa la notte e poi tornava indietro da sola. Cioè, stavano a qualche minuto l'uno dall'altro però quando uscivano la sera col gruppo lei accompagnava a casa lui e poi tornava a casa da sola questo per farvi capire perché lei era terrorizzata che qualcuno potesse aggredirlo, derubarlo, fargli del male perché lui era uh, anche piuttosto um, minuto e sì poi lei croce rossina avete visto no una persona comunque sempre molto disposta disponibile verso gli altri e quindi era... era preoccupata per lui, cioè ci rendiamo conto. Jamie, tra l'altro, aveva un impianto di personalità emotiva molto semplice, cioè è assurdo questo simolo. Cioè, lui aveva delle emozioni che erano o bianco o nero. Non aveva via di mezzo. O era tutta una merda o era tutto bellissimo. Piuttosto tipico di un adolescente, anche se lui ormai aveva 22 anni, tuttavia, sapete che a volte l'adolescenza dura fino ai 40, no? Però, nonostante dentro di sé avesse delle emozioni piuttosto, no, appunto, tutto bianco e tutto nero, in realtà aveva un incredibile talento nel percepire le sfumature nelle emozioni altrui e nel comportamento altrui, quindi, lui era molto bravo, aveva questa intuizione, diciamo. Nel comprendere la psicologia degli altri e nel comprendere che cosa desiderassero, eh, come avrebbero reagito a un determinato comportamento. Eh, quindi era, diciamo, un detective della, delle emozioni della psicologia, ha questo talento suo naturale. Sarebbe stato un ottimo psicologo. Lui, tra l'altro, sì, era fragile. Aveva un io fragile, aveva una psicologia comunque vulnerabile, era una persona spesso bersaglio degli altri maschioidi, tuttavia ci spingeva su questo punto, faceva il patatino bisognoso di cure, empatico e sensibile con le sue amiche femmine, perché in questo modo sapeva benissimo che titillava la croce rossina che c'era in loro e in questo modo se le teneva accanto e poteva... Tentare anche ogni tanto qualche approccio. Nel 2008 il patrigno scopre, lui aveva 17 anni all'epoca, scopre la sua collezione di foto snuff, cioè di foto con le donne impiccate, ammazzate e tutto il resto. E ne resta così sconvolto che lo denuncia alla polizia. Cioè lui denuncia suo figlio alla polizia. E voi direte: wow, quindi doveva finire bene questa storia, almeno non doveva finire male. Lo ha denunciato, adesso si rendono conto che c'è un problema, lo curano e lui riuscirà a non fare del male a nessuno, giusto? Ma va. Perché a parte ciò, quando la polizia guarda quelle immagini, perché il padre ne aveva viste alcune così di sfuggita, denuncia. Polizia guarda bene quelle immagini e non trova soltanto delle foto snuff, ma trova delle foto snuff in cui lui aveva sostituito il volto dell'attrice, insomma della modella in quel momento, con quello delle sue amiche, del gruppetto di amiche con cui lui usciva, lo stesso gruppetto che lo consideravano un poverino fragilino patatino. Ecco, questo direi che era non un campanello d'allarme, era un campanone d'allarme, cioè il campane del Big Bang praticamente. In più accanto alle immagini, lui allegava delle didascalie che erano praticamente delle storie che davano un contesto a quelle foto, no? Le storie che vi. Uh, un campanile d'allarme, no, quelle storie di cui vi dicevo prima, cioè raccontava questa ragazza, è venuta a casa mia, poi abbiamo fatto questo, poi io l'ho uccisa, l'ho strangolata. V mi chiedevate gli omicidi per strangolamento? Ecco qua abbiamo lo strangolo perché lui c'era la fissa con lo strangolo e in più un elemento ricorrente era il cappio intorno al collo, lui gli piaceva proprio l'idea del cappio intorno al collo delle sue amiche. E raga, questa sarebbe stata davvero l'occasione perfetta per intervenire, per dare un supporto psicologico a Jamie e prevenire quello che poi succederà. E invece, cosa è successo? Che la polizia gli ha dato una lavata di capo, gli ha detto queste cose non le devi fare perché sono cose brutte, devi goderti la sessualità normale, gli hanno fatto un po' di ramanzina, e poi semplicemente lo hanno rimandato a casa senza fare assolutamente niente. Perché? perché possedere queste foto, modificarle, tenersele per sé non è fattualmente un reato. Vero, non è un reato, ma è comunque un campanile d'allarme, come stavate dicendo. Quindi qui la polizia fa semplicemente il suo formale lavoro. Ti posso arrestare? No. Ti posso rinviare a giudizio? No. Ti posso denunciare? No. E allora io non ho nient'altro da dire. Nello stesso anno Sempre nel 2008, tanto perché farsi beccare da suo padre non era abbastanza. Io ho una collezione di sue foto al quali vorrei mettere un cappio intorno al collo. Tuttavia, ma vi fa paura uno così? Cioè io continuo a dire, cazzo, è la faccia media di tutti gli amici che avevo a quell'età. Mi, mi inquieta sta cosa, tantissimo. Comunque, ok. Eh, nello stesso anno, sempre 2008, Jamie convince una sua crush, una coetanea, di 17 anni, una sempre con i capelli rossi, ad andare a casa sua per prendere parte a quello che lui definì un progetto fotografico artistico. Ma il problema è che dopo che la ragazza si era messa in posa e hanno fatto qualche scatto, lui poi l'ha aggredita strangolandola. Le ha messo le mani al collo e ha cominciato a stringere come un pazzo. Fortunatamente lei era. Forzuta, lui Gracilino non aveva tutta questa forza nelle mani e quindi lei è riuscita a dimenarsi, gli ha cacciato un morso della Madonna e gli ha anche rotto una costola con un calcio, al che è riuscita a liberarsi dalla presa, è scappata da casa sua terrorizzata urlando con i segni sul collo evidenti dove lui aveva stretto con le mani. Quindi lei poi chiaramente lo ha denunciato alla polizia. Lui è stato arrestato in maniera stealth, cioè non è che il vicinato ha visto questa cosa, nessuno si è fatto, cioè non ha avuto risonanza. Questo arresto, questo è anche stato un problema. Insomma, lei lo denuncia alla polizia, viene arrestato, e viene interrogato. Solo che lui in interrogatorio ha minimizzato l'accaduto, è riuscito insomma a manipolarsi un po' i poliziotti. Ha parlato di un malinteso in cui lui aveva capito che a lei piaceva lo strangolamento erotico, poi invece a quanto pare no, si è scusato tantissimo, si è detto pentitissimo. E raga, anche stavolta la polizia lascia perdere. Che hai fatto scappare una ragazza dopo aver tentato di strangolarla e ucciderla? E su ragazzi! Ma, ma che è? Ma serio? Poi che succede? Qualche anno dopo si fissa con un'altra ragazzina dai capelli rossi che però questa proprio non ne vuole sapere di lui. Lei è perentoria e decisa. Gli dice sempre no, 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 no. Non gli lascia spazio a false speranze. Non è una ragazza che, no, per gentilezza lascia uno spiraglio. No, 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 no. Lei dice no, non me ne frega. No, mi fai cagare. Ok. Quindi nell'agosto 2001 hanno un confronto in un parcheggio, cioè si, si incontrano lì, penso per caso, in cui lui per l'ennesima volta insiste, poi lui era molto insistente, dai esci con me, dai andiamo al cinema, dai facciamo questo, dai facciamo quello, e lei gli dice proprio, guarda, hai rotto il cazzo, non mi chiamare mai più, cancella il mio nome dal tuo cervello, non ti voglio sentire mai più. E soprattutto lui insisteva perché le diceva, vabbè, ma se non vogliamo, se non vuoi essere la mia ragazza, almeno sii sì, la mia modella e vieni a posare per un servizio fotografico artistico. Come vedete questa è una scusa che usava spesso. E lei gli dice, no, non ho intenzione di partecipare a nessun cazzo di progetto fotografico artistico, vaffanculo. No, ma non è stata proprio gentile, ecco, però vorrei anche dire, dopo anni in cui questo insiste ti rompi anche il cazzo. Allora lui, in preda alla rabbia furente, sale in macchina, fa una retromarcia a tutto gas e praticamente va indietro per investire lei che in quel momento si trovava praticamente davanti al culo della sua macchina, no? davanti al culo della macchina di lei, lei, dal baule. Lei si sposta all'ultimo e lui sbatte con, con il culo della sua macchina contro il culo della macchina di lei. Alche lei, che praticamente stava per rimanere schiacciata tra le due macchine, sale in macchina, scappa e va immediatamente a denunciarlo in polizia. Anche di nuovo lui viene interrogato e lui spiega alla polizia che, sai, povero pistolino, povero maschioide, lui poverino, tanto depresso perché è innamorato perdutamente di questa ragazza, ha perso la testa per lei. E lei lo ha rifiutato. E quindi lui tanto depre, lui tanto triste, lui, lui tanto fuori di sé, che non, non ce l'ha fatta. Poi non voleva colpire lei. Lui in realtà ha messo la retro ed è andato tutto gas in retro per rabbia, non, non, non aveva intenzione davvero di investire lei, eh. Poi lui tanto carino, faccino, pulitino, riccioletto, no? Eh. E anche stavolta viene derubricato il tutto come un semplice incidente d'auto per cui pagherà l'assicurazione. Dunque, quindi anche stavolta, e siamo a tre, episodio tre, anche stavolta questo episodio, che era un grande campanone d'allarme, viene nuovamente sottovalutato. Poi, nel febbraio del 2013, come se non bastasse, un'altra ragazza dai capelli rossi viene convinta ad andare a casa sua. Sempre con la scusa del ti faccio le foto. Comunque, eh, ok, vi dicevo: nel febbraio 2013, lui convince un'altra ragazza ad andare a casa sua, sempre fare le foto. Le foto. E questa cosa lui la fa sempre quando i suoi genitori sono assenti. Perché c'è da dire che i suoi genitori adoravano viaggiare, farsi delle vacanze, soprattutto perché non sapevano quello che poi faceva il figlio quando loro non c'erano. E niente, questa ragazza cominciano a fare le foto. Lui poi. Le fa delle avanze, dice di spogliarsi, far... lei non vuole, e lui aveva chiuso a chiave la, ca... la, la porta d'entrata quindi lei fa per scappare, ma era chiusa e non riusciva a uscire. E lui gli diceva: Io non ti apro finché non me la dai sostanzialmente, no. Al che lei ha detto benissimo e ha cominciato a urlare come una poiana, cioè nel senso ha cominciato veramente a gridare come una pazza, perché comunque stiamo parlando di non una casa isolata, ma erano delle villette a schiera, quindi comunque i vicini avrebbero sentito. Al che lui ha detto va bene, ok, esci e l'ha lasciata andare. Bene, in tutte queste occasioni Jamie impara una cosa molto importante, ovvero. Per lui non ci sono conseguenze. Lui può abusare delle donne, aggredirle, rinchiuderle in casa, cercare di schiacciarle, ma tutto non succede mai niente perché basta indossare la sua faccina pulita, sembra un ragazzino gentile in difficoltà, tanto sensibile, sempre rifiutato, queste donne cattive, questo potere incredibile delle donne che hanno oggi, eh, non è più come una volta, e la polizia gli fa passare tutto. Impara anche. Che non ci sono conseguenze se lui si fissa con una ragazza e diventa ossessivo e troppo insistente nei suoi confronti, perché l'idea di una accusa per Stalking all'epoca non, non c'era, non, non era contemplata ancora. Non so se nel 2013, scusatemi, nel 2008-2011, eh, in Inghilterra c'era già il il reato di stalking o meno? Forse sì, ma era una cosa che conoscevano veramente in pochi e poi soprattutto stiamo parlando di ragazzini giovanissimi, che già l'idea di denunciare quando sei così giovane è molto molto complessa. Comunque nel 2013 Jamie sviluppa una vera e propria ossessione perversa nei confronti della amica e vicina di casa, Georgia Williams, che vi ricordo lei aveva 17 e lui 22 anni. Su di lei aveva già scritto numerose storie inquietanti, no? I soliti copioni con sadismo, poi momicidio, poi necro, no? Ma una storia in particolare ricalcava esattamente quello che poi lui le farà. E questa storia si chiamava Georgia's Surprise, la sorpresa di Georgia. Lui... In questa lui era molto dettagliato, molto meticoloso nei suoi racconti, si, si concentrava anche sulle descrizioni, un po', un po tolkeniano. No? Lui si perdeva molto in descrizioni dettagliate. E per esempio qui lui passa molte frasi a raccontare l'immagine di questo corpo di Giorgia che danza mentre lei muore impiccata. Cioè ovviamente sta parlando delle convulsioni che ha un corpo prima di morire, quando viene impiccato. Però lui sognava di vedere questo, cioè sognava di vedere il corpo di Giorgia danzare, cioè lui l'ha chiamato proprio una, una dance, una danza, mentre anelava gli ultimi respiri. Questa storia, Giorgia's Surprise, prevedeva un modo in cui l'avrebbe attirata a casa sua, una scusa. Ed è anche molto dettagliato. Cioè, a me la cosa che mi fa inquietudine sono proprio i dettagli. Cioè, lui eh, descriveva esattamente il colore di rossetto che lei doveva indossare, così come i tipi di vestiti che lei doveva indossare, e poi ovviamente tutte le pratiche di dominazione e uccisione, no? Che poi sono quelle che lui ha messo veramente in pratica. Spoiler, tanto per farvi ancora più inquietudine. Lui aveva comprato dei vestiti della sua taglia per farle fare il set fotografico, esattamente coincidenti alle sue fantasie. Quindi lui voleva proprio mettere in atto la fantasia, rendere vera quella che fino a quel giorno era solo appunto una fantasia. Torniamo un attimo indietro. È quando i sogni sono desideri, esatto. Torniamo un attimo indietro. Una volta Jamie chiese effettivamente a Giorgia di uscire come una coppia, cioè voleva un date. Però lei si era appena fidanzata con un nuovo ragazzo, che si aveva confidato alle sue amiche che Jamie non le dispiaceva. Quindi per assurdo lei ci sarebbe pure stata con Jamie. Il problema è che lui si è fatto avanti quando lei si era appena fidanzata con un ragazzo nuovo. Quindi lei dice no Jamie, assolutamente no, io sono fidanzata, quindi rimaniamo amici. Lo ha frenzonato selvaggiamente, no? Jamie ovviamente non sapeva che lei era in parte interessata, questa è una cosa che aveva detto solo alle sue amiche. Dopodiché Jamie si sfoga con dei post su Facebook e scrive ogni volta che chiedo a una ragazza di uscire o non mi accetta mai. O la ragazza trova magicamente un nuovo fidanzato, guarda un po'. Ed è peggio quando ti piace davvero qualcuno, sei bloccato perché sei felice se lei è felice, ma infelice perché non sei tu. E fin qui possiamo anche comprenderlo, Jamie. Qui Jamie poi si lamentava anche su altri forum di essere un maledetto, perché quando si trattava di ragazze scriveva che... Um, per lui era impossibile trovare una che lo amasse veramente perché loro non ho sfigato, perché nessuno lo voleva, perché sarebbe sempre rimasto solo. E poi aveva scritto anche: Inoltre, sto ancora recuperando la fiducia in me stesso dopo il rifiuto della ragazza di cui mi sono perdutamente innamorato, parlando di Giorgia, e combattere non mi ha salvato. Comunque, un giorno, sempre nel maggio del 2013, Jamie si confida con Giorgia e gli dice: Patattino, poverino, io quanto sfigattino. Ma parla del lavoro, cioè gli dice che è davvero molto infelice di lavorare alla stazione di servizio e che voleva trovare un nuovo lavoro a tempo pieno. Stava per avere 23 anni e l'idea di continuare a lavorare alla stazione di servizio che aveva iniziato a farlo da adolescente, non gli andava più bene, gli stava stretta, voleva fare qualcosa che gli piaceva veramente fare. Al che Giorgia si siede con lui e gli fa tante domande, gli chiede "Ma cosa che vorresti fare veramente? Quali sono i tuoi hobby? Quali sono le tue passioni?". E lui alla fine le risponde che la sua passione è la fotografia. E Giorgia gli dice: Ok, allora dovresti cercare di fare in modo di rendere la fotografia una vera carriera, una vera professione. E Jamie dice: Sai, hai ragione Giorgia, eh, però per iniziare avrei bisogno di un portfolio. E per fare un portfolio professionale ho bisogno di una modella. Quindi, visto che sei così carina, così gentile, non è che potresti essere la mia prima modella, aiutarmi a mettere su questo forfoglio, così tu hai il tuo book da mettere sui social e io ho il mio primo forfoglio. E lei gli dice, ma certo, lo faccio volentieri. E fissano l'appuntamento per domenica 26 maggio, tra l'altro quando i genitori di Jamie sono in vacanza con la sorella. Torniamo. Il 26 maggio quindi, 2000, cioè andiamo a quel 26 maggio 2013, lei doveva raggiungere Jamie per le 20 e dice ai suoi genitori la verità, cioè dice guarda sto andando da Jamie, dobbiamo fare un progetto fotografico, lo aiuto a fare il portfolio, mi faccio fare qualche foto e tranquilla così i genitori gli dicono vabbè ok vai pure, tanto conoscevano Jamie come un ragazzo a posto. Tra l'altro, Giorgia, e queste sono sempre le cose che. riggerano. Eh, lei gli stava anche per dare buca all'ultimo minuto perché la sua famiglia stava organizzando, stava facendo un barbecue e sarebbero arrivati i nonni da lì a poco e lei voleva vederli i nonni perché era un po' che non li vedeva. Tuttavia si è detta: vabbè, dai, devo farmi. 50 foto, 100 foto, quanto ci metteremo? Un'ora, due ore? Poi mi torno a casa e incontro i nonni. Tanto è qui a due minuti, ci arrivo a piedi, torno a casa. Magari. E quindi dice: Vabbè, vado lo stesso, poi torno a casa e faccio almeno, mi prendo il dolce con i genitori. Che tristezza, veramente. Tra l'altro, Jamie, dal canto suo, era talmente convinto che quel giorno doveva uccidere qualcuna che non aveva invitato soltanto Giorgia a casa sua, ma aveva invitato anche altre ragazze per sicurezza, perché temeva che Giorgia potesse dargli buca all'ultimo. Ma lui aveva organizzato tutto, quindi quel giorno lui doveva per forza uccidere qualcuna e mettere in atto le sue fantasie. Poi, dal canto suo. Fortunatamente Giorgio non gli ha dato buca, quindi poi lui ha annullato l'appuntamento con le altre. Tra l'altro un'altra cosa inquietantissima, poco prima del suo arrivo Jamie le ha mandato un messaggio, proprio anche per organizzarsi con le altre, le ha mandato un messaggio che ha scritto «Sono così emozionato, per favore non fare tardi!» Comunque... Tra l'altro, Jamie aveva detto a Giorgia che il tema delle foto era ragazza motociclista, quindi praticamente lei sarebbe stata a cavallo di questa moto facendosi delle foto, no? Con vestiti in pelle, insomma aggressive, ma ovviamente super vestita. Quindi lei si era vestita un attimo con pantaloni neri aderenti, una maglietta ampia, coda di cavallo, sportiva, no? Giorgia esce di casa e raggiunge la casa di Jamie a piedi per le 20. E a casa c'era soltanto lui, ovviamente, che inizia a scattarle le prime foto. E va tutto bene, si stavano divertendo. Ovviamente tutte queste foto sono state trovate dalla polizia. E si vede lei che è divertita. Poi a una certa le dice, dai andiamo a fare delle foto in soffitta. Qui Jamie aveva appeso una corda rossa con un cappio nell'estremità ad una trave e la convince a salire su una scatola, su un, una box rossa e mettere la testa all'interno del cappio per dare un tocco artistico alla foto. E gli dice: No, ma guarda, io in realtà ti faccio le foto, poi in post-produzione con Photoshop tolgo la scatola rossa sotto. Così sembra che tu ti stia impiccando, ma in realtà non ti stai impiccando. Tra l'altro, le aveva anche fatto indossare delle manette che le bloccavano i polsi dietro la schiena, quindi lei aveva il collo nel cappio e le mani dietro la schiena, quindi non poteva minimamente liberarsi, neanche volendo. Poi Jamie, all'improvviso, prende l'estremità della corda e la lega ad una ringhiera. Poi dà una ginocchiata sulla schiena di Giorgia, calcia via la scatola sulla quale lei poggiava i piedi, e Giorgia chiaramente viene impiccata. Giorgia, nel frattempo, soffoca, è terrorizzata, si dimena, sta morendo. Lui, per tutto il tempo, le scatta fotografie a raffica per non perdersi neanche un istante della sua agonia. C'è proprio ta-ta-ta-ta-ta, foto di ogni istante. E mentre lei muore, mentre agli ultimi gorgogli. Lui comincia ad abusarla sessualmente e ci sono le foto di tutta questa scena. Meno quindi meno di un'ora dopo essere entrata in casa di Jamie, Georgia era morta. Ma le fantasie di Jamie ragazzi non terminavano certo qui perché, come vi ho detto, la sua parte preferita era la parte necro e quindi comincia il vero divertimento tante 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 virgolette come vi dicevo un cadavere è completamente assoggettato al controllo di un carnefice di, di Jamie in questo caso non può rifiutarti non può guardarti con schifo cioè è ben diverso uno stup da una necro perché nello stup tu vedi la ragazza che non vuole vedi che soffre, vedi che ti guarda con odio con disprezzo, lui questo non lo voleva Puoi farci poi quello che vuoi con quel corpo, non opporrà resistenza. In più, lui aveva già tentato di stupire una ragazza, no? Quando nel, nel 2011 aveva strangolato la ragazzina. Però lei si era liberata, gli ha dato un morso, eccetera. Quindi, per lui è molto più comodo avere un corpo, perché poi diventa come una bambola. E infatti Jamie qua comincia la parte peggiore. Jamie continua ad abusare del corpo di Giorgia per tutta la notte fino al mattino successivo. Le ha cambiato abito più e più volte. La spogliava, la rivestiva, cioè, per l'altro la vestiva per spogliarla, fare le foto mentre la spogliava per farci le cose. Poi la posizionava mettendola lui in posa come una bambola in tutte le stanze della casa, la riappendeva dove poteva, quindi eh, praticamente l'ha tirata giù dal cappio e poi col, quel cappio l'ha portato in giro per tutta casa, riappendendola alle varie travi in casa, quindi in corridoio, eh, in camera nel... e poi le faceva foto, ne ha fatto centinaia e centinaia di foto. No, vi giuro, malatissimo, malatissimo. E la metteva in posa in cucina, in pose sexy, cioè come fosse la sua modella sexy. E alla fine ha avuto comunque dei rapporti completi con lei, sia sul bancone della cucina che in bagno, che sul letto matrimoniale dei suoi genitori. Una certa, poi lui sblocca il cellulare di Giorgia. E lo fa con l'impronta di Giorgia, prende il ditino e fa così. E risponde alla madre perché chiaramente Giorgia stava tardando e la madre, preoccupata, le aveva scritto. Quindi ehm, scrive al posto di Giorgia che alla fine avevano deciso di uscire, cioè lei aveva finito di fare il set fotografico da Jamie, ma era stata chiamata dalle sue amiche e aveva deciso di uscire con loro e quindi avrebbe dormito fuori casa, a casa di una di queste, cosa che ogni tanto succedeva. Quindi, per la madre, era una versione credibile. Però la madre, insomma, era molto vaga, Giorgia, cioè di solito Giorgia quando diceva dormo a casa di un'amica diceva quale amica, no? Vado a casa di questa e invece le diceva esco con le amiche, random, no? E quindi la madre comincia a mandarle dei messaggi a Raffica dicendo sì, ma ok, ma dove stai andando? Cioè uscire dove e soprattutto con chi? E Giorgia, in realtà Jamie, le risponde... No, ma stai tranquilla, sto bene, sono con le mie amiche. E la madre continua a scrivere, sì, ma quali amiche? E lei risponde soltanto, dai, mamma, sto bene, ci vediamo domani. E I genitori si convincono che in realtà quei messaggi provenissero veramente da Giorgia, non solo perché il numero di telefono era il suo, ma perché Jamie era stato meticoloso nel limitare alla perfezione lo stile di scrittura di Giorgia. Per esempio, quando lei parlava con la madre, concludeva i messaggi spesso con uh, e le emoji, ne usava tre, con il bacino, no? Siete presenti quelle emoji, fa così col cuoricino? Ma lei ne metteva sempre tre e quindi lui, quando scriveva alla madre, metteva quelle tre faccine e quindi loro ci credevano che era lei. Quindi il lunedì mattina, il giorno dopo la mattina, i genitori si svegliano convinti che lei sia rimasta a dormire da un'amica e che sia andata a scuola, no? Solo che incontrano le amiche di Giorgia che vanno a scuola ma Giorgia non è con loro e quindi chiedono, scusate ma Giorgia è con voi? E loro dicono no, noi non l'abbiamo vista. Steven, il papà poliziotto dell'omicidi, decide di chiamare i suoi colleghi della polizia e... Comunica loro che la figlia è scomparsa, non sa più da che parte sia e dice: Guarda, l'ultima volta che, eh, insomma, l'ultima posizione che conosciamo è a casa del vicino di casa, tale Jamie. Dopo 30 minuti, un altro collega poliziotto, ma non della omicidi, di un altro reparto, lo richiama e gli dice: Ma questo Jamie Reynolds. Per caso quello con la frangetta riccia e floscia, con la faccia da triglia? E lui gli dice: Sì, è lui. Però, buon poliziotto, Steven si rende conto che se dalla polizia lo chiamano e gli danno una descrizione fisica, non è perché conoscono il ragazzino di persona, ma perché hanno una foto nel database. E questo significa che il ragazzo ha dei precedenti. E cominciano a salire i brividini. Nel frattempo. Intorno alle 12 Jamie aveva caricato il corpo nudo di Giorgia e i suoi vestiti e le sue cose nel furgone Toyota grigio di suo padre, del suo patrigno, con l'obiettivo di andare a scaricare il corpo molto lontano. Ma prima di scaricare il corpo, ovviamente, doveva realizzare uno dei suoi sogni: andare al cinema con Giorgia. Perché lui quando voleva uscire con lei la invitava sempre ad andare al cinema insieme e lei ogni volta rifiutava. Ora, prima di caricare il corpo sulla... sul furgone, lui aveva pulito meticolosamente tutta la casa, poi aveva scaricato le foto dalla fotocamera, che tra l'altro era di proprietà del suo patrigno, non era la sua, aveva salvato le foto fatte a Giorgia prima, durante e dopo l'omicidio in un hard drive e le aveva cancellate dalla fotocamera senza sapere che sono in realtà facilmente recuperabili delle foto appena cancellate. La polizia arriverà a casa di Jamie quando lui in realtà è già fuori con il cadavere di Giorgia nel furgone e quindi non trovano niente in casa, tra l'altro per entrare sfondano la porta, non trovano il furgone Toyota, quindi viene emesso un appello nazionale di localizzazione del furgone perché loro non erano andati lì con l'idea Jamie ha fatto qualcosa di male alla figlia del nostro collega, erano andati lì con l'idea del avranno fatto la fuitina, solo che lui non risponde al telefono, non c'è nessuno che risponde a casa, e il furgone è scomparso e cominciano a pensare che la posizione di Jamie non sia poi così innocente. Come vi ho detto, no? Jamie aveva cancellato tutte le cose, tutte le, le foto dalla fotocamera, ma senza pensare che poi avrebbe dovuto distruggerla questa fotocamera per non far trovare le foto, perché sono facilmente recuperabili, soprattutto se cancellate di recente. La polizia arriva a casa sua, quindi chiaramente, non trovando né lui né il furgone, emette un appello nazionale di localizzazione per il furgone Toyota. Jamie, dal canto suo. Dove, dove, dove siamo? qua, eccolo guardate cosa fa Jamie che è veramente sempre più inquietante questo ragazzo, non so come cacchio ci riesca Jamie aveva in realtà superato il confine era nel Galles del Nord nella città di Rutin ma durante il viaggio decide di fare improvvisamente una deviazione inquietante raggiunge la città di Wrexham e Mentre il corpo di Giorgia è ancora nel furgone, lui va al cinema. Lo vedete qui, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. E perché lui va al cinema con il corpo di Giorgia ancora nel furgone? Allora, la teoria degli inquirenti e degli psicologi è che lui in realtà, ehm, siccome aveva sempre invitato Giorgia, ad andare al cinema con lui, come ha voluto realizzare una sua fantasia mettendo in atto questo omicidio, questa necro, ha voluto realizzare anche il desiderio di avere una relazione in qualche modo normale con Giorgia, portandola al cinema, era il suo modo di portarla al cinema, no? Io ho un'altra teoria, sì, sono d'accordo con questa idea che sicuramente lui voleva in qualche modo portare con sé Giorgia al cinema. Ma a mio parere, lui in quel momento aveva fatto una roba che aveva sempre solo immaginato. Ma renderla reale è tutta un'altra cosa. Quindi è un po' come se lui viaggiasse a cavallo tra realtà e fantasia. E fosse molto confuso. Mi spiego peggio. Eh, cioè, lui era dentro la realtà, cioè lui l'aveva fatto veramente, ma era comunque dentro la sua fantasia. Quindi perde contatto con la realtà e ha in qualche modo bisogno di fare qualcosa di normale che lo calmi, quelle piccole cose quotidiane che ti fanno restare coi piedi per terra. E quindi lui va al cinema a guardare un film perché è una cosa rassicurante in quel momento in cui non sa più cosa è vero cosa no, cosa è finto che cosa è reale, cosa è fantastico e cosa in realtà ha fatto? Dissociato, sì. Sì, esatto, una sorta di dissociazione di sogno. E lui ha bisogno di capire che cosa è vero e cosa no, che dov'è in quel momento, cosa sta facendo, che cazzo... Cioè, ora, noi ci immaginiamo sempre il killer, ehm, soprattutto quando mettono in atto queste strategie di portare in giro il corpo per chilometri, scappare... Ce li immaginiamo sempre pienamente lucidi, consapevoli di quello che stanno facendo, perché? Perché fanno delle azioni logiche che hanno un senso per raggiungere un fine. Ma quel fine ha un senso? Cioè, loro fanno queste cose quasi tante volte in maniera meccanica, ma senza prendere contatto con quello che stanno davvero facendo. In una sorta, sì, di lunga dissociazione. Dopo il cinema lui si rimette al volante e guida fino a un luogo bellissimo della Nant YGART Valley. Io ragazzi non so veramente come. Nant YGART. Comunque arriva lì e quando scarica il corpo, non lo seppellisce, non lo nasconde, lo abbandona in un ruscello poco profondo alla bella vista di tutti. Cioè, nel senso, chi fosse passato di lì l'avrebbe trovato, anche se non era un luogo chissà quanto frequentato, però... Era in bella vista, solo che aver mollato qui il corpo lui torna al suo furgone e non riesce più a farlo partire perché era completamente impantanato nel fango. E cosa succede? Fortunatamente per lui, un buon samaritano che passava per la zona, un automobilista, si ferma e lo aiuta lo aiuta con delle corde con la sua macchina a uscire dal pantano. Mi ha fatto molta impressione perché la ragazza che era a bordo della macchina insieme al Buon Samaritano, non so per quale motivo, per un sesto senso, per boh, fa una foto. La vedete? È quella ritratta nello specchietto, ovviamente il suo volto è censurato, ma lei fa una foto al suo compagno che sta aiutando. E Jamie a uscire dal fango comunque una volta liberato dal fango Jamie continua il suo viaggio e procede verso nord per raggiungere la Scozia qui grazie all'immagine delle telecamere di sorveglianza di un benzinaio la polizia riesce a seguire a distanza il suo percorso Come potete vedere <ride> qua che fa benzina no, e è tutto ripreso dalle telecamere assurdo poi alle 3:20 del mattino del 28 maggio, quasi 24 ore dopo aver lasciato casa sua, il frigone di Jamie viene avvistato nel parcheggio di un motel di Glasgow, è in Scozia. Qui possiamo ammirare il nostro Jamie che sta per entrare nella stanza del motel che ha prenotato. Io direi che è abbastanza sconvolto, voi che dite? Anna certa? anche ora, la polizia scozzese arriva al motel e lo arresta. Poi per perquisisce il suo furgone. Durante l'interrogatorio, Jamie sostiene di non sapere assolutamente dove sia Giorgia, che si sì, le ha fatto le foto, ma poi lei se n'è andata per i cavoli suoi, quindi lui non sa. Nel furgone la polizia non trova praticamente nulla se non un indizio, e mi viene da dire: cioè tanto meticoloso questo ragazzo no pulire tutta la casa svuotare la fotocamera mettere nell'hard disk eh, ripulire il furgone dopo aver tolto il cadavere e nel furgone sapete cosa ci ha lasciato un calzino di Giorgia e tra l'altro questo è un calzino rosa con delle caramelle disegnate sopra quindi il 28 di maggio che è il martedì per cui diciamo due giorni dopo la scomparsa di Giorgia, la polizia si reca a casa dei genitori di Giorgia e gli mostra la foto del calzino dentro il furgone. E subito il padre lo riconosce. Quello è il calzino di Giorgia. I feticci se li era già raccolti: perché, cosa che non vi ho ancora detto, lui aveva tolto tutti i gioielli, gli orecchini, anelli, insomma, braccialetti, quellanine, che aveva Giorgia e se li era tenuti da parte nella sua cameretta. Quindi quelli erano i suoi trofei. Il calzino è stato un vero e proprio errore. E insomma, mentre Jamie è in custodia in Scozia, la polizia perquisisce interamente casa sua e quindi sequestra anche il suo PC e la fotocamera del patrigno. I file cancellati vengono recuperati e quindi emerge la macabra verità: cioè, in realtà c'era tutta la, eh, la fotostoria dell'omicidio di Giorgia. A questo punto, ragazzi, non c'erano più dubbi sul fatto che Giorgia fosse morta, perché fino a quel momento era considerata scomparsa. Ora, i numerosi appelli fatti da giornali e tv hanno finalmente sortito un effetto, perché chiaramente eh, Giorgia non si trovava, cioè sapevano che era morta dalle foto, ma il corpo non c'era. Quindi gli appelli fatti da, dai media portano a L'automobilista che si era fermato a aiutare lui con il furgone a farsi avanti, si è fatto avanti e ha dato informazioni rispetto al luogo dove si trovava il furgone quando l'ha aiutato. Così il 31 di maggio, cinque giorni dopo la morte di Giorgia, il suo corpo viene finalmente ritrovato e Jamie lo stesso giorno viene formalmente accusato di omicidio volontario perché voi sapete che in tutti i paesi che non si chiamano in Italia... Fino a che non trovano un corpo, difficilmente puoi essere accusato di omicidio volontario. Certo, qui c'erano delle foto schiaccianti, quindi penso che se la sarebbe beccata comunque, però uh, no body, no crime, è piuttosto un classico. Hanno il corpo, per cui no dubbi. Nonostante tutte queste prove schiaccianti, però, Jamie continua a negare insistentemente il suo coinvolgimento nella morte di Giorgia e continua a dire: Io sono innocente, io sono innocente, io sono innocente. Cioè, non, eh, non risponde alle domande mirate, lui continua a dire: Io sono innocente, io sono innocente. Ok. Solo che il non dichiararsi colpevole significa che ci sarà un processo completo in tutto e per tutto, durante il quale i genitori di Giorgia dovranno assistere a tutti i dettagli della morte di loro figlia. Perché verranno proiettate tutte le immagini, no? E Jamie era consapevole di questo e probabilmente lui si dichiarava innocente proprio perché voleva il processo e voleva che tutti vedessero. Cioè c'era una sorta di divertimento sadico anche in questo. Comunque, fortunatamente, su consiglio dei suoi avvocati, a qualche giorno dalla data del processo, lui si dichiara colpevole e quindi va direttamente a sentenza alla fine del dicembre del 2013. Ma aspettate. Il giudice ritiene che Jamie era andato troppo oltre per essere riabilitato e quindi, nonostante la giovane età, per cui è molto difficile a 22 anni beccarsi un ergastolo, lui si becca l'ergastolo. Perché? Perché secondo il giudice, visti gli errori del passato, se fosse stato rilasciato sarebbe diventato un classico serial killer sadico sessuale. In più, si era anche tenuto i trofei, no? Ricordate i gioielli di Georgia. E quante volte dobbiamo assistere a serial killer che erano già stati arrestati e che poi una volta finita, finita di scontare la pena, escono e ricominciano a uccidere, ma con più intelligenza perché imparano dagli errori. Perché imparano dagli errori degli altri detenuti che gli raccontano le loro storie. Per cui il giudice ha detto: regà. Cioè, qui siamo davanti a uno con un impianto psicologico classico del serial killer, non è recuperabile perché è vittima delle sue pulsioni, non possiamo lasciarlo nel mondo. Punto. I genitori ad oggi hanno rilasciato un'intervista dopo dieci anni dall'omicidio e hanno raccontato che ancora oggi l'uno sveglia l'altro in preda alle grida durante le, no le notti perché hanno tutti le notti ancora gli incubi rispetto a questa storia e il padre ha anche raccontato la natura degli incubi, cioè lui se la vede impiccata dappertutto eh, la vede mangiata dai vermi soprattutto perché hanno dovuto vedere il corpo di loro figlia fare fare riconoscimento e hanno proprio queste immagini macabre che non si tolgono dalla testa e qui ha ragione il giudice Ragione, cioè, o trovano davvero un modo, ma secondo me la psicologia deve ancora fare tanti passi avanti, tanta ricerca, o trovano un modo per riuscire davvero a curare o insegnare a gestire delle pulsioni così forti ai parafilici, o è inutile la reabilitazione, è vero, non è per tutti. Però non è per tutti non perché ci sono dei soggetti irrecuperabili per natura, semplicemente perché la psicologia ancora non è arrivata, a mio parere, a scoprire come gestire determinati disturbi che non dipendono dalla volontà o da una risoluzione di un trauma passato, ma dipendono da una natura istintuale e... Parafilica per l'appunto, cioè tu vieni eccitato sessualmente solo da quella roba lì quindi non ci puoi fare niente è nella tua natura e non ci puoi fare niente soprattutto nel momento in cui o vivi perennemente insoddisfatto e puoi raggiungere anche questa, questa consapevolezza ma non è semplice, o oh, ci cadrai. però io mi chiedo. Esiste il modo per rendere un angelo Jamie come qualunque altro parafilico? Cioè, gli puoi togliere completamente gli ormoni dal corpo, gli lo cast? Non lo so, gli, gli togli qualunque pulsione sessuale dal mondo, dalla vita. Lui vive come un monaco e non ha più motivo di... La mamma di Giorgia oltre ad aver fatto denuncia alle forze dell'ordine, oltre ad aver scritto un libro dove accusa le forze dell'ordine che hanno sottovalutato tutta questa vicenda, tutti i precedenti di Jamie, cioè, raga, Jamie poteva essere gestito nel momento in cui ha ricevuto quattro denunce per aggressioni, slash materiale. Pornografico sadico avrebbe potuto ricevere un intervento, un, un qualcosa che facesse qualcuno che facesse qualcosa per impedirgli di andare troppo in là, ma non è stato fatto. Poteva essere salvato anche lui da se stesso. Comunque, niente alla fine la storia l'avevo finita. L'unica nota positiva che non, non vi ho detto è che i poliziotti che avevano seguito i casi di aggressione di Jamie e li avevano sottovalutati, si sono cosparsi il capo di cenere, hanno chiesto pubblicamente scusa e hanno ammesso di aver fatto una stronzata. Wow. Come fanno in Italia, insomma? Wow. Cioè, bello. E comunque, oltre a chiedere scusa, hanno anche implementato delle pratiche atte a non sottovalutare mai più questi segnali d'allarme nei giovani. Quindi magari la morte di Giorgia servirà a salvare tante altre anime. Ciao persone che mi stanno seguendo dal futuro dello YouTube. Vi saluto dalle ombre del mostro di Loch Ness insieme ai mari funesti che solo... Un capitano coraggioso potrà solcare, e chissà se arriveremo a domani o se l'oceano non investirà la mia camera da letto. Si pario.